Dopo gara tra Real Latina e Brokersport arriva un'altra vittoria importante, questa volta su un campo esterno molto difficile, ma un risultato che comunque può dire la sua in proseguo campionato. Sì, un risultato importante, un campo difficile, interno, difficile, diverso dal campo dove giochiamo solitamente. Una bella gara, tosta, fino alla fine, abbiamo sofferto, abbiamo lottato, siamo una squadra che lotta, non ci inventiamo niente, difendiamo, ripartiamo, lottiamo, corriamo. Io in campo, diciamo, mi trasformo, divento un'altra persona, lotto, urlo, chiamo tutti, incito. Ecco, ti abbiamo visto in vere più volte anche contro tuo fratello. Mio fratello è abituato ormai da 27 anni. Ma quando ha fatto quel gol dalla lunga distanza, che cosa gli hai detto? Al gol mi sono complimentato, ho urlato come sempre di gioia però. Paolo Cristini, con l'amarezza in volto scuro, un risultato che non premia la tua squadra, ma forse chiedevi qualche cosa in più di certo. Sì, sì, il risultato sicuramente non ci premia. Diciamo che tutte le volte che abbiamo avuto la possibilità di rientrare in partita siamo stati puniti da qualche episodio, prima sfavorevole in fase offensiva e poi in fase difensiva, e i ragazzi hanno messo tanta anima in campo, però abbiamo concesso il primo tempo agli avversari in cui abbiamo fatto poco. Ecco, Paolo, l'hai proprio detto tu, mi hai anticipato. Aver concesso primo tempo, 30 minuti, se tralasciamo qualche piccolo sprazzo, proprio leggero di qualche minuto, la tua squadra sembrava proprio con la testa negli spogliatoi. Sì, sì, erano nervosi, contratti, frenetici, non... Abbiamo provato alcune cose in settimana, non le ho viste sul campo, probabilmente sentivano la partita, no? Non riesco a spiegarmelo. Magari nel momento in cui la partita si è messa male, che c'era soltanto da lottare, e magari sono riusciti a tirare fuori quella che comunque è la caratteristica principale della nostra squadra. Il calo di voce è dovuto agli urla sì. dell'intervallo? Sì, l'intervallo e anche durante la partita. Fabrizio Caniggia, anche lui è uno dei protagonisti, anche se dalla panchina quest'oggi arriva un'importante vittoria in campo esterno per la Brokersport. Sì, una vittoria molto importante che ci dà un po' di morale e ci dà un po' di continuità ai nostri risultati, visto che veniamo da una vittoria in casa con l'Anzio, e di buon auspicio perché domenica, sabato giochiamo contro la capolista Sisi Impianti di Rio de Vino. Ecco, Fabrizio, ti abbiamo visto più volte passeggiare lungo la panchina e parlottare con il tuo compagno, il tuo collega, ma che vi siete detti durante la gara? Su quello che succede durante la partita, tutto qui non è... Il modo che io cammino è perché è un modo per buttare via un po' di tensione. Che... Come hai visto questi ragazzi? Bella squadra, l'unica cosa, ecco, che gli rimprovero è che ogni volta andiamo sul 3-0 o se stiamo facendo una grande gara ci dobbiamo complicare le cose.